Slayer. Si parte nel frattempo con il scatto del numero 13 Ott, che non riesce a conquistare la palla. Beh, diciamo una formazione della squadra di Milano. Allora il numero 7 è Luca Borgo, numero 2 Alessandro Paulino, 77 Andrea Uccino, numero 11 Eduardo Di Maria, numero 10 Andrea Pumerlo, arbitri Piccini e Taverna di San Giorgio. Squadra del Lino Scalo che si trova in una buona posizione di tiro, il tiro della rete, la rete di Alessandro Pulpi, 1-0. Inizia bene la squadra di Milano contro la squadra di Monaco. Comincia sotto di un gol il Monaco, ma il Monaco è una squadra che abbiamo visto dalla classifica finale, comunque dalle partite precedenti, non ha nulla da temere dal Idroscalo. E quindi forti di una, come potete vedere, fisicità anche negli atleti. Forse esagerata. Ma devo dire che li ho visti in un crescendo in questi tornei negli ultimi anni qui a, perché vengono volentieri a questo torneo ogni anno, e li ho visti sì, sicuramente fisicamente molto presenti, ma hanno aumentato la loro agilità, e tant'è vero che quest'anno si sono per la prima volta giudicati la finale, quindi attenzione, non li sottovalutiamo, ma anzi, secondo me hanno, se riuscissero nell'intento di vincere questa finale, non avrebbero rubato nulla. E alla scadere del minuto un tiro a casaccio è uscito sul fondo, riparte il Idroscalo di Milano. Ricordiamo che l'Idroscalo di Milano quest'anno è stato promosso nella massima categoria della canoa polo, perciò abbiamo di fronte una delle più forti squadre in Italia, perciò partecipando così al massimo campionato. Adesso il numero 2, dopo l'azione precedente, è tenuto in buona guardia da parte della difesa del Monaco, e di fatti no, riesce a recuperare nuovamente il rimessa dall'angolo per il Milano, atteggiamento un po' guardingo così del Monaco, che sembra si sia posizionato in una fase di attesa, probabilmente avrà in mente qualche strategia per a lungo termine per la partita. Riprende palla al numero 13 Benedict Ott, scambia con il compagno, riceve di nuovo la palla e va un tiro veloce sull'angolo alto sinistro della porta, manca di poco il bersaglio, la porta era sguarnita, giusto la decisione di tentare il tiro. Dicevo, chissà cosa ha in mente come strategia a lungo termine per questa partita il team tedesco, perché di solito avevano una partenza sprint molto aggressiva, li ho visti un po' in attesa, si vede che temono anche giustamente il team milanese, quindi vogliono prendere le misure, non vogliono sbilanciarsi magari in un attacco che permette un contropiede come l'Idroscalo sa fare. Va al tiro di nuovo l'Idroscalo e guadagna un tiro dal fondo, dall'angolo, per la deviazione del numero 13 Benedict Ott. Partita finale diretta dal duo arbitrale San Giorgino, Piccini Taverna, entrambe arbitri ausiliari patentati, se vogliamo, certificati dalla Federazione Italiana. Praticamente i campionati regolari italiani di serie A1 e serie B
prevedono l'utilizzo sì di arbitri federali, ma anche di secondi arbitri ausiliari, purché abilitati attraverso un corso di formazione con esame finale che ne certifichi la capacità di esercitare appunto l'attività di arbitro ausiliario. Quindi abbiamo due, tra virgolette, due professionisti del settore ad arbitrare questa finale. Dario, molto aggressiva la squadra di Lillo Scalo, che affronta i suoi avversari già da molto distante della porta. Beneditov sulla destra serve con un passaggio filtrante a Russo Stefano, che però non intercetta il passaggio. Era bellissimo il passaggio, molto Curti mette in azione Orsino, che riporta, ripassa a Curti, e nuovamente ora il centro vasca del Bosio. Azione molto questa volta di Nicola Tars, che aveva toccato la partita precedente, anche adesso fa bella più 2-0. Va prima la mappa alle 4 venire qua. In difficoltà il Monaco. In una finale essere sotto di due reti non è un buon inizio sicuramente. Vediamo se il team tedesco riesce a ricomporre la sua fredda logica di attacco. Nuovamente bella parata di Orsino, che recupera il pallone, riparte in contropiede Curti, si butta avanti la palla, riesce ad avvicinarsi pericolosamente, però adesso Lundi Di Maria, il suo tiro è deviato sul fondo. Nuovamente la squadra di Milano che in possesso del pallone cerca di vedere il movimento dei compagni, il pallone riparte sempre da Orsino. Mi viene precisato dal tavolo giuria che nelle fila dei tedeschi c'è anche un altro giocatore italiano, che è il numero 6, Michele Delpin. Però quest'otta non era il fallo del... Ha dovuto sostituire all'ultimo momento un giocatore tedesco. Hai trattenuto anche il suo braccio, quello pigliato. Personale rientrare prima in Germania, quindi... E finalmente col numero 13 Beneditov il Monaco ha corso le distanze a 2-1. Dicevo, c'è molta sportività, molto fair play fra queste squadre, dove non c'è nessun problema se una squadra causa necessità impellenti, ha necessità di avere appunto un sostituto, viene prestato giocatori dalle squadre avversarie, questo per non far mancare certamente la possibilità di disputare appunto con questo caso una finale. Un fallo da parte di Monaco, fallo subito battuto dall'Idro Scalo, vedete, non c'è, e il giocatore che ha tutto l'interesse a battere subito la punizione, approfittare magari di un momento di deconcentrazione della difesa. Curti in buona posizione fin dal tiro, però è sempre la palla sulle mani di Orsino, che è un po' il regista di tutte le azioni. Sempre Curti, ma la difesa ben assestata dalla parte del Monaco, e un fallo da parte di Curti, e nuovamente Monaco che può tentare la via del pareggio. Manca un minuto. Da parte di Curti, e il numero 7 Bosio riesce nuovamente a far partire l'azione. Manca un minuto, Livio, manca un minuto, attenzione. Sì, alla fine ci sarà sicuramente un momento di... Di aggressività, sì, perché in un minuto praticamente ti giochi i famosi 60 secondi dello shot clock, e quindi hai la possibilità di gestire, come fa in questo caso Idro Scalo, sta gestendo il vantaggio, vuole far scorrere un po' il tempo. Ricordiamo che abbiamo ancora 10 minuti dopo
però tenta di andare a riposo almeno in vantaggio, questo è legittimo. Sempre Orsino che è un po' il cervello della squadra. Deviato il tiro dalla... è stato deviato